Ciao amiche e ciao amici, come creare empatia con il linguaggio del corpo attraverso l'ascolto attivo? L'ascolto attivo fa parte del linguaggio del corpo e serve per creare empatia. Che cos'è l'empatia? L'empatia è il primo livello di, diciamo, affinità, è il primo livello di complicità, è il primo livello di potenziale tra due persone. Quando inizia a crescere il potenziale è quanto una persona è coinvolta con noi, il potenziale di seduzione. Il primo livello prende proprio il nome di empatia, poi abbiamo la simpatia, l'affinità elettiva, per arrivare alla simbiosi. E quindi noi semplicemente ascoltando in modo attivo possiamo acquisire del potenziale, quindi possiamo iniziare a sedurre fondamentalmente. E che cos'è l'ascolto attivo? L'ascolto attivo è un ascolto centrato su ciò che dice l'altra persona. L'altra persona deve credere che noi siamo molto interessati ed associati con ciò che lui sta dicendo. E quindi noi dobbiamo comunicare questo attraverso il linguaggio del corpo. Se mentre una persona parla, noi ad esempio avessimo un comportamento di questo genere, guardiamo da un'altra parte, se, senza arrivare alla cosa palese di messaggiare col cellulare, però distraiamo lo sguardo, guardiamo verso l'alto, ad esempio, oppure guardiamo verso il basso, oppure ci mettiamo in una postura arretrata e di chiusura in questo modo. Con la testa inclinata da una parte, stiamo dando abbiamo un ascolto molto passivo e molto negativo. Andiamo a creare distonia, andiamo a creare disarmonia. L'altra persona, perdiamo potenziale. Se avessimo avuto già un potenziale positivo, avremmo un potenziale, ridotto. Se partiamo da zero, andiamo già in negativo. Mentre invece l'ascolto attivo si manifesta quando l'altra persona parla, siamo protesi verso di lui o verso di lei, in questo modo sorridiamo, guardiamo diritto dentro gli occhi e manteniamo una postura concentrata, ad esempio in questo modo. Ho un'apertura aperta, magari con le mani verso il basso, ma mai chiuso, un'apertura il più aperta possibile, al limite possiamo appoggiarci magari anche in questo modo, è sempre comunque un segnale di essere protesi, puntiamo i piedi verso la persona, comunque sorridiamo. Tutta questa forma di comunicazione, quindi a livello non verbale, non c'entra nulla con quello che io sento, posso anche, come dire, nel frattempo non sentire nulla, ma non ha importanza da un punto di vista della creazione di empatia. Però l'altra persona percepisce che noi siamo simili a lui, che noi condividiamo ciò che questa persona ci sta dicendo. E quindi è quel primo livello di potenziale che poi dovremmo andare a far crescere, però intanto senza colpo ferire, senza fare nulla praticamente, possiamo ogni volta che interagiamo con una persona acquisire quel minimo di potenziale che poi andremo a fare crescere. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. E mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!